Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è giovedì, quindi significa solo una cosa: apertura pacchi. Andiamo a riscattare i primi del FUT Champions. Questa settimana ho fatto oro 1, finalmente, devo dire. Ho chiuso con un 28 anche questa settimana e potevo fare sia Elite e no, non ce l'ho fatta. Come al solito 50.000 crediti, due pacchi da 100.000, due pick da 4 giocatori. Ah, speriamo bene, sta settimana si può trovare lui, il dio del calcio, Lionel Messi, e lo troveremo. Non penso proprio. Devi andare subito col primo pick. Partiamo dal secondo, così magari dice cosa stai facendo. Oh mio Dio, Fabianski o Elionussi? Andrei di Fabianski per overall, per Premier League. Primo pick veramente brutto. Come al solito, fatemi sapere nei commenti i vostri pick. Sta settimana si potrebbe sculare della bella roba, anche se secondo me, vedendo anche questo primo pick, secondo me hanno messo un drop rate bassissimo. Soprattutto nei pick, secondo me, perché Messi, Bruno Fernandes saranno veramente rari, ma subito così senza... Così, mentre parlavo, voleva aprire il pick, magari confondeva il gioco. Thiago Silva. Cioè, è buono per l'overall Thiago Silva. 60 di velocità, non me ne faccio niente. Questi voleranno a braccetto in qualche builder, comunque. 86-84 Premier League insieme vanno, volano proprio. Ragazzi, siamo sul mio secondo profilo. Rischettiamo anche qui la VL e qui faccio il mio classico oro 3 perché a quanto pare è scriptato. Settimana scorsa mi ha portato benissimo perché ho trovato un gol Kanté. Sta settimana vedremo 30.000 crediti, due mega pacchetti, un pacchetto giocatori rari, che non è male sotto, assolutamente, e due pick. Due pick da tre giocatori. Settimana scorsa qui mi ha droppato anche il suo Felix Rosso, oro 3. Sta settimana vedremo chi mi dà, per favore. Oddio, che comunque Castils non è male, cioè non è male per niente. Secondo pick, shakeriamo. No, questo pick va shakerato. Va shakerato al punto giusto, va aperto. Questo è il punto giusto per aprire un pacchetto. Oddio, vabbè, Mkhitaryan non è male in realtà, cioè 5 debole. Comunque, bello in meta. Vabbè, per una serie non è male. E ok ragazzi, in questo momento stiamo in un profilo che non è il mio, come potete ben leggere dal nome in alto, ma è il profilo di un mio fan che ha scelto di fare aprire i pacchetti da me. Sento la responsabilità nelle mani perché vorrei scularvi qualcosa. Beh, abbiamo un colosso oro 2, non male. C'è tanta roba buona che si può trovare, ripeto. Lo troveremo? Chi lo sa. Ah, raga, sento la tensione nelle dita, nelle mani. Ho un peso che grava sulle mie spalle in questo momento. Spero di sculare a questo ragazzo. Andiamo col primo pick. E insomma, il primo pick non dei migliori. Anche se Tavernier sembra rotto, quindi penso di prendere lui. E poteva andare meglio questo primo pick. Ammetto che poteva andare meglio. Speriamo bene. Speriamo bene col secondo pick. Che sbocco. Fabianski, insomma, mi prendo questo. Diciamo, non delle migliori accoppiate, Fabianski e Tavernier. Poteva andare decisamente meglio. E speriamo a sto punto di scularli qualcosa nei pacchetti. Dai, per favore. Anche qui, un walkout. E posso dire che il mio l'ho fatto. Walkout, subito. Inghilterra. Esterno destro, Sancho. Vabbè, ti dirò. Primo pacchetto, walkout. Ciò che poteva andare peggio, dai, che magari picco rendi pro pacchi migliori, magari. Ok, non è... è una bandiera. Ci sono bandiere costose. In Giappone. Cos'è? Ah, un ifro. Zio, Giappone, che è Nakata. E Nishizawa. Vabbè, 10k scarto. Si buttano. E... oddio, anche quadrado. Gundogan, Tadic. Dai, anche questo è un buon pacco, dai ragazzi. Ci possiamo lamentare. Oh, walkout. Walkout, dai, qualcuno tipo Portogallo, ma... mamma mia, ma Portogallo poteva essere a TT. Se era a TT, mamma mia, Ronaldo. Oh, Dio, il cuore. Oh, Dio, il cuore, sotto non c'è niente. Speriamo che l'ultimo droppi. Un bel back-to-back walkout. Oh. Spagna però, CDC e la bruschetta. Ok, è bello, perché è un altro walkout. Alla fine non ci possiamo anche lamentare su 6 pacchi 3 walkout, in realtà.
non male, sinceramente. E gioca a golf, il Gareth Bale. Poteva andare meglio, picco un po' il Randy. Un po' di workout, non troppo costosi, però almeno li abbiamo trovati, dai. Bene, 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 direi di iniziare ad aprire i pacchettini. Qui ho il pacchetto d'oraro della prenotazione di FIFA. Incrociamo le dita e speriamo bene. È la bandiera. Ok, vabbè, probabilmente era troppo sculare ogni settimana. Spagna di... chi è? Porto? Porto? Oh, però ombra e cacciatore del pacco. Vabbè, secondo mega pacchetto raro. Dai, per favore. Uno forte, uno buono. Workout. Belgio. Portiere. Ah, è un if. Oh, Gesù, Castillez. Sotto ci può stare qualcosa di buono. Perché è un walkout if, quindi sotto anche una, potrebbe esserci anche un walkout oro. Buono. Per favore. Oh. Dio santo. E ora, due pacchi da 100.000 crediti. Io inizio il gioco, serio, inizio il gioco, avrò aperto almeno una decina di pacchi da 100.000 fra oro 1 e pacchi regalati. Non ho trovato neanche un walkout nei pacchi da 100.000. Non so quest'anno che drop rate li hanno messo. Io ora lo apro, sperando, ma entri in un walkout. E no, vedi, cioè, raga, non esistono i walkout nei 100.000. Spagna, TS, tutto strano, è uscito. Bernat, questo è un pacco da 100.000 crediti. Lie, senza indugio, su, segugio, apro un pacco, sperando nel bucio. No, no. No, no. No, no. Cameron di nuovo. Questa volta non è Gueye, ma è Onana. E me l'ha dato questo grandissimo portiere. Un pacco da 100.000 crediti, comunque. Che dire. Sotto, sotto, poi non costa... Oh, a chi almeno? Dai, ragazzi, almeno uno che costa 5.000 crediti, forse. Oh, sì, 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 di costicchia. 11 pacchi da aprire qui. Iniziamo dal primo, un pacchetto oro maxi. Niente di particolare, però, dai, apriamolo. E a volte nei pacchi peggiori... si hanno le sculate maggiori. C'è qualcuno di voi che ovviamente ha sculato sta settimana, perché sai che settimana scorsa li avevano aperti, la settimana li hanno chiusi invece i rubinetti. La sua sensazione. Ok, anche queste è un altro uccello. Back to back uccello, almeno. Olanda, DC, Virgil van Dijk. Ragazzi, questo pacco non lo vedo, basta. Non so come faccio, faccio così, vai. Guardo voi, in un certo senso. Guardo il pacco. Non so che cos'è. È andato avanti l'animazione, quindi penso sia almeno una bandiera o un workoutino. Qualcosa è che è andato avanti. Oddio, sto aprendo piano piano, sto vedendo piano piano. E una bandiera, 84, Bayer Blitz, Borussia Dortmund. Tutto sto bordello per Wiz. Altro pacco mega. Questi sono i pacchi mega dell'oro 3, devo dire. Oh Gesù Cristo. Non tanto. Raga, le hanno proprio totalmente chiusi i rubinetti. Cioè, non ce, se li sono portati a casa i rubinetti. Pacchetto. Giocatori rari. Ti prego, dio di FIFA. Un fottutissimo workout vorrei trovare. Per il brio, per l'emozione. Oddio. Oddio, mi ha ascoltato. Francia? What? Varane? Oh sì, mi ha ascoltato. Il dio di FIFA mi ha letteralmente ascoltato. L'ho pregato e lui mi ha ascoltato. E anche lui gioca a golf, tutto il Gareth Bale mania. E si gode. Finalmente, ho aperto 20 pacchi inutili fino ad ora. Uno buono, magari sotto anche altro. O magari no. Ma va bene così. Eppure scambia. Oh sì, quanto sta lui? 300.000. Sta scendendo leggermente, però si gode. 295.000 l'asta. Quindi in realtà sta su circa 300.000. Oh sì, sì. Ah, almeno ho il titolo del video, ho la copertina o qualcosa. Almeno vi mostro, vi porterò un contenuto minimo. Ma c'è un contenuto. Finalmente.